Ciao a tutti ragazzi e bentrovati con un nuovo cast, io sono Black Force e vi porto nuovamente il Black Force in Legacy of the Void. E vi volevo portare un replay dei pro, ma non ne ho trovati che siano giusti con l'aggiornamento ricorrente, che poi verrà aggiornato ancora con la patch di martedì notte, credo. E vi ho portato un Protoss questa volta, io sono in Berserker Terran. E devo dire che questo Legacy of the Void probabilmente ha, cioè i dati che ha spartono da zero. Lo dimostrano appunto le 5 partite di piazzamento, perché sto trovando degli avversari che, non voglio dire non ne abbiano un'idea, però ecco, lasciano un po' il tempo che trovano, nonostante io non sia più il giocatore di un po' di tempo fa, perché anch'io ho dei problemi dati dal non giocare continuamente e anche dal fatto che è un gioco nuovo, eccetera eccetera. Cosa voglio fare in questa partita? Ho fatto giocata di bio standard contro un Protoss, quindi ho detto parto con Reaper perso malissimo, proprio non sentivo l'audio che mi dava il Reaper colpito, eccetera. Forse un po' troppo basso, dovrò alzarlo, ma quello che io vi consiglio è quello di espandere. Espandere, 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 espandere e scoutare. Perché questo espandere presto vi dà la possibilità di questo scoutare vi dà la possibilità di espandere presto, dato che avete molte risorse all'inizio partita. E dall'altro canto, cioè, l'avversario mi può fare subito una pressure perché ha molte risorse inizio partita. Quindi questo scoutare vi permette di cambiare in rapido tempo, se vogliamo, questa aggiunta dei lavoratori che io approvo sempre di più, perché ora non ci sono punti morti durante la partita. Si inizia a giocare da Il nostro subito esercito consola sotto attacco. ed è molto bella questa cosa. Veramente veramente molto bella, mi sta piacendo molto. Qui vado a fare Reaper, infatti Reaper butto giù due caserme, perché volevo fare la solita pressure con le tre caserme. E qui questo è un toss che fa le adepte, ma non le usa con il loro potenziale offensivo di Arrassa di inizio partita. Sempre per questo io consiglio l'apertura Ampliamento con i completato. Reaper. Addirittura una Reaper Alien io consiglierei per tenere sotto pressione il Protoss. Io credo che mai come in Legacy of the Void la pressione sia diventata fondamentale, perché è una pressione che può essere fatta. Siamo a 3 minuti e 12, io non voglio dire che questo è mid game, ma è il mid game. Cioè, non c'è quasi più un early game. L'early game veramente dura 2-3 CCV, fine. Non, si passa subito a quello che era precedentemente chiamato mid game. Ora il mid game invece è un early game, quindi vedete che il late late game è praticamente scomparso, e il late game si è alleggerito. È una velocizzazione del gioco che Ampliamento non credo sia completato. malvagia questa, e a me sta piacendo. Ovviamente poi quando bisognerà vedere se questo dà la possibilità di trovare dei tempismi molto OP. Questa cosa dei lavoratori che è stata testata, eccetera, bisognerà vedere che co se con l'andare del tempo verranno fatte delle strategie che saranno fortissime. E non parlo di un Oracle che è forte se non scoutato, proprio strategie dei timing che arrivano con un tempismo imbarazzante. Perché questo, pensate il Forgate, no? Prendiamo un Forgate classico. Ah, che breve minutaggio ti Ricerca arriva un Forgate completata. nella faccia. Quindi, ancora più in Legacy of the Void è importante fare le cose e non perdere i lavoratori, la produzione, andare sopra il bloccato, perché sono tutti errori che vengono puniti ancora maggiormente, perché l'avversario è già un punto più avanti della partita. Sta già sbloccando una tecnologia avanzata. Capite quello che voglio dire? Non è, guardate, sono a 5 minuti, forse non ha ancora preso la prima base. Forse non ha preso la terza base, ragazzi. Cioè,
Bisogna veramente cambiare totalmente pensiero quando si gioca, e questo è il salto più difficile Sono probabilmente che necessari anche io altri sto depositi. facendo, perché Sul è fondamentale serio. farlo, è fondamentale farlo, si necessita Potenziamento proprio di completato. questo scattino nella mentalità, e andate ad espare, a produrre come dei malati, perché ce n'è tempo. Tu Decoro. I pensate, nostri io vado a SCV farmi sono le sotto mie attacco. 3 consuete basi e poi inizio a produrre con un tempismo imbarazzante. In una giocata di macro posso addirittura essere a 5 minuti con già le mie 3 basi operative, se voglio essere greedy. Pensate un po' che cosa anche interessante. A questo punto si hanno subito delle unità per far pressure, e le partite durano di meno. Questo per me è un'ottima cosa, veramente un'ottima cosa, perché posso fare più partite perché devo stare concentrato per meno tempo. C'è bisogno di me. Ok, qui cosa vado a Kaboom, baby! fare? Vado a pressare la mia avversaria. Ok, vedo queste adepte. Vedo le adepte. Ma il mio avversario è ridotto per un breve periodo di tempo. Ah, perché. Ok, la concussiva. Non vado a ingaggiare senza steampack. Vabbè. L'adepta fa 10 danni. Contro le 0 ne fa 23. Quindi. Portata 4, le si arma 1.61 bersagli terrestri, quindi è devastante contro i marine, però è a portata 4. Il marine ha leggermente un po' di più, contro il marauder non è efficace, quindi il marauder counter questo esercito qui. 18 danni con segadezzo, 10 danni. E qui entro, il mio avversario ha già terza base, vedete? Questa base e questa base ed è un toss. E non ha giocato neanche perfettamente, però secondo me ha colto, o comunque sta cogliendo lo spirito del gioco. E non ha upgrade, io invece mi sa che ho già iniziato a fare upgrade, sì. E ok, quindi vado a fare questo pushettino. Con questo pushettino butto giù terza base, ovviamente. Ho finito anche lo steampack, quindi fra poco, mi sembra. Esatto, potrò andare a steampackare. Cosa faccio? Aumento la produzione di caserme per arrivare a quelle dalle 7 alle 9 caserme. Butto giù fabbrica, correttore, starport, ovviamente, per far meglio, che sono fondamentali. E comincio a far più danni che posso. C'ho anche un upgrade più uno per l'attacco della mia fanteria. Qui ho 10 lavoratori che non c'entrano niente, che verranno trasportati, quindi praticamente ho già un'altra base, se vogliamo, completamente satura. E poi vado a fare, ok, metto lo starport sul reattore. Devo prendermi i gas, che quelli della terza base che mi serviranno, perché guardate qui il mio avversario quanta roba butta giù in pochissimo tempo. Perché vado a fare e vedo immortale. Vedo immortale, normalmente si reagisce facendo marine, una giocata di bio, e io volevo fargli il drop col tank, però siccome lui aveva fatto questa giocata, tra l'altro mi sembra che avevo salvato anche la mia roba e riportata indietro, mi sembrava, non credevo, infatti non credo mi abbia preso. Ok, infatti ecco qua la mia roba. Vedo immortale, decido di usare il tempo di recupero, assorbe fino a 200 danni, dura 2 secondi. Ah, ma è un'abilità dell'immortale nuova. Gli stalker, ok, lo zelota, qualcosa di nuovo. Lo zelota no, alzarsi che è da ricercare, sondine niente, ok, sono qua. Ah, osta, assorbe fino a 200 danni, dura 2 secondi, quindi poi ha un tempo di recupero di 43, quindi quando vedete che gli immortali vanno a fare in massa questa abilità, dovete per forza di cose cambiare bersaglio, cambiare target. Quindi veramente un tank possente questo immortale. E sì, era qui che stava arrivando la roba, stava arrivando anche il tank. Quindi quando vedo immortale cambio la mia idea e decido di andare a fare i cyclone, poi vedrete. Continuo a buttare giù caserme e decido anche di andare a fare, siccome lui non ha unità che sparano per aria,
era per questo ingaggio. Cosa decidi di andare a fare? Decidi di andare a fare le... Ah, ok, quando diventano così esplosi così. Decidi di andare a fare i liberatori. Come vi avevo accennato, questa sarà la mia idea, usare le nuove unità se si può. Usare i liberatori che con la loro modalità d'assedio possono fare molto 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 male. Usarli come se fossero dei tank che l'avversario deve per forza di cose fare le fenici a sto punto, perché andare a prendere dei liberatori con gli stalker, ma non so quanto possa essere conveniente come cosa. Ovviamente continuo a fare anche le medivac. Dovete fare la ricerca dell'acceleratore di campo magnetico per andare a fare l'unità contro un upgrade ai danni contro la corazzata e contro le unità corazzate. Raduno la mia roba in questo punto e sto partendo con dei drop. Il primo drop lo manderò in questa zona, il secondo drop in questa zona. Intanto mi vado a prendere la mia bella quarta base, continuo a fare upgrade come un malato, vado a fare anche gli upgrade per attacco del match che ho fatto, stavo facendo la terrestre, poi guardate in produzione il liberatore, quindi poi dovrò anche ricercare l'upgrade per le aeree. E questo non incentiva a fare una giocata. Cioè il liberatore esclude il tank, quasi sicuramente. Non credo ci saranno delle giocate dove si userà tank e liberatore. E già tank Viking si continuerà secondo me a usare il Viking, anche se poteva essere interessante quel fatto che il liberatore ti dà visuale e in più spara. Cioè, è come un Viking che però spara. Quindi il liberatore mi sa che soffre il Viking, anzi sicuramente soffre il Viking, anche se mi sembra più portata. È interessante quella cosa e bisognerà vedere. Qui intanto il drop è andato a buon fine. Era partito anche di qua un altro drop. Credo. I liberatori che possono subito andare in assetto d'assedio. E proverò anche una giocata di air, credo, un po' costoso a livello di gas, però può essere interessante. Questi liberatori mi piacciono, guarda qui le unità aeree che sparano alle mie truppe, infatti le mie medivac rimangono palesemente in vita, io sono un'ottima produzione di lavoratori, ho le basi completamente sature, quattro basi, questa sta finendo, c'è già questa, butto giù altre due basi, quindi sotto questo punto di vista non ci sono problemi. 3, 4, 5, 6, 7, 8 caserme con due fabbriche e due starport. Il Cyclone che sa sempre questa abilità attiva, se canzi l'unità avversaria inflige 400 danni. Permette di sparare in movimento se nulla, se il bersaglio si sposta fuori portato. E andiamo avanti. Queste fasi un po' così della partita dove sono un pochettino più statiche. Ok, qui cosa faccio? E qui bisognerà vedere perché fermiamo il mio bel a portata 13, il mio bel liberatore. Questo no, è 13, ragazzi, mi sembra forte. E qui la mia idea era, faccio, quindi bisognerà vedere se è meglio fare un cerchio unico e i liberatori proteggono quella zona, quindi voi con le vostre unità combatterete dentro quella zona, oppure è meglio fare dei cerchi dove un cerchio interseca quello precedente per una parte. Quindi non coincide col cerchio precedente ma l'interse che basta, per aumentare pian piano come si faceva con i tank, per darvi un'idea. Io comunque ingaggio anche i ghost che vanno a fare la loro abilità per togliere lo scudo delle unità Protoss e le unità che poi fanno il resto col 3-3
fanno veramente male. Questi Cyclone hanno 22 danni, non mi dispiace, 22 danni, Burst Armor di 0,71 contro dei Marine che fanno 9 danni con 0,61, dei Marauder che fanno 13 danni ogni 1,7. È ottimo il Cyclone. E spara aerei e terrestri, quindi anche una contraerea il Cyclone, attenzione. Va bene ragazzi, io vi ringrazio per la visione, partita Vital Black Force ancora imbattuto, io vi ricordo di mettere mi piace, commentare e condividere i miei video se vi piacciono, noi ci vediamo con il prossimo cast, ciao a tutti ragazzi!